Buona Pasqua da Golem. Questa settimana, prima di raccontarvi per quello che posso, tutto ciò che c'è intorno a voi, sempre per usare la stessa formula, una precisazione varrebbe la pena di farla. Ci hanno accusato in questi giorni, scrivendo mail, insomma, intervenendo su Golem, e questa è la cosa che a noi preme più di tutta, di essere comunisti, di sinistra, antigovernativi. Io vorrei dire una cosa: noi non siamo, io non sono né di sinistra né antigovernativo né di destra. Io sono a favore dell'intelligenza, a favore della razionalità e della ragione. E come diceva qualcuno, non siamo noi ad essere razzisti, siete voi ad essere meridionali. Questo mi posso permettere di dirla, questa battuta, visto che sono di origine meridionale. Allora, il punto è, non siamo noi ad essere di sinistra, siete voi ad essere degli idioti. Allora, vedete, se un governo, un'amministrazione pubblica, un rappresentante del popolo, bisogna poi vedere in che modo, ha estorto con artifici e raggiri, per citare due articoli diversi del codice penale, estorto e l'estorsione, artifici e raggiri è la truffa, il 640. Allora, dico, bisogna vedere in che modo poi ha estorto la rappresentatività e la rappresentanza. Comunque, la lasciamo perdere. Nel momento in cui qualcuno che ha una facoltà, un potere e un dovere correlativo di amministrare la cosa pubblica lo fa male, a noi non interessa se è di sinistra o di destra, ci vedrà sempre, non dico contro, ma estremamente critici sì però. E il punto è proprio questo: noi a Golem vorremmo riaccendere il cervello, a cominciare dal nostro naturalmente. Dio me ne guardi di dire che qualcuno, di sostenere che qualcuno ha spento il cervello, come si diceva una volta, ha messo il cervello all'ammasso. Allora il punto non è essere di sinistra o di destra, il punto è dire qualcosa di sensato, riflettere in maniera sensata su ciò che accade. Questo vuole essere Golem e questo sarà finché sarà, è chiaro. Il fatto che questo possa apparire di sinistra o di destra, insomma, appare di sinistra o antigovernativo semplicemente perché c'è oggi un governo che non è di sinistra. Bene, se un domani ci fosse un governo di sinistra che facesse le stesse idiozie e perpetrasse le stesse truffe ai danni del cittadino che oggi perpetra il governo di destra o di centrodestra che sia, insomma non mi interessa, bene, noi saremmo antigovernativi lo stesso. Cioè noi siamo contro la stupidità. Allora è questo il punto, è questa la cifra, come dice qualcuno che crede di parlare bene, in realtà è un francesismo, perché chiffre in francese è la firma. Allora è questa la firma, per dirla in italiano, di questo sito di informazione, e noi pretendiamo che questa continui ad essere. Per cui se, e questo ci fa davvero molto piacere, vorrete scrivere, criticare, è bellissimo leggere una critica, perché già se una critica sensata e non filosofia da autobus che si conclude, come spesso accade, con comunque sono tutti ladri, questa è la cosa peggiore. Dico, ma se invece è una critica costruttiva, è una critica, anzi più che costruttiva, costruita, meditata, pensa, a noi non può che fare piacere, per cui benvengano. Rimane poco tempo, perché non mi voglio annoiare oltre, per parlare di Golem di questa settimana. Ci sono diverse cose interessanti. Io ne segnalo, diciamo, due su tutte, anzi tre, diciamo, va. Oltre alla solita, diciamo, impaginazione complessiva e all'archivio che ormai si arricchisce di volta in volta. Una è una storia su un processo che vede imputati i vertici dell'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, così sì, è la sigla, per una corruzione avvenuta in Nigeria per l'estrazione del petrolio nel delta del Niger. Ovviamente una cosa del genere è uscita niente o pochissimo sui giornali, visto che l'ENI riempie di pubblicità le pagine dei nostri quotidiani di informazione presunta tale. Un'altra è
e questa ci tengo, la seconda puntata del documentario di Matteo Berdini su come si fa il cinema nel resto d'Europa e su come invece evidentemente non si fa in Italia e su come vengono gestiti i fondi pubblici, di cui in Italia peraltro si fa un gran parlare con grandi polemiche per il cinema. E infine un commento sul documento di programmazione economica, diciamo così, sul documento di economia e finanza diciamo periodico della nostra amministrazione. Vi lascio a Golem di questa settimana e vi do appuntamento a quello della prossima settimana. Arrivederci.